Ecco, io inviterei a questo punto Stefano Beraldo, CEO del gruppo Coin. Grazie anche a lei per essere con noi. So che voi state crescendo vorticosamente in questo processo di, diciamo, segmentazione e destrutturazione dei mercati. Avete grandi opportunità per sviluppare. Lascio a lei la Grazie. parola. Buonasera, grazie a tutti, grazie a Boccone di avermi invitato. Ho cercato di prepararmi un po' a questo intervento, cosa che di solito non faccio, per serietà verso la platea, l'istituzione, quindi ho preparato qualche slide. E ho cercato di concentrarmi sulla domanda che mi è stata posta, cercando di essere il più possibile approfondito nel pensiero, non so quanto riuscirò a esserlo nella esposizione. Io ho voluto dare un taglio molto basico e elementare. Ho pensato alla biologia, ho pensato alla botanica, perché la crescita, mi sono chiesto che cos'è. Tante volte la crescita è uno stato della mente che ci porta a voler ottenere qualcosa. E mi sono detto sì, ma la crescita in realtà è, adesso vediamo se riusciamo a far muovere le slide, è per me una condizione di equilibrio e di stabilità. In premessa devo dire che la mia esperienza lavorativa mi ha sempre portato esclusivamente di fronte a episodi di crescita. E nella crescita ho visto, in questi episodi di crescita, ho visto crearsi ulteriori opportunità di crescita, di rafforzamento e in questo senso di equilibrio. E quindi ho un'esperienza forse drogata, viziata dall'angolo visuale della mia esperienza personale. Devo anche dire in premessa che la crescita non va perseguita sempre, ci sono delle condizioni, delle situazioni in cui occorre saper distinguere a chiunque di voi sia imprenditore, manager, artefice di un progetto, grande o piccolo che sia, qual è il momento in cui la crescita da fattore di equilibrio, come cercherò di provare a dimostrare, diventa invece un fattore di pericolosità e di distruzione di valore. In quel momento evidentemente la crescita deve cessare di essere l'obiettivo. Brevissimamente, io non parlerò della mia azienda e dei risultati della mia azienda, quindi mi differenzierò dagli altri interventi in questo, perché credo di aver capito che la platea è una platea principalmente di alumni che conoscono l'Italia. La mia è un'azienda fortemente presente in Italia con diversi marchi. Gruppo Coin è presente in Italia con Coin, OVS, UPIM e recentemente anche con un nuovo progetto che è un po' unthinkable in questo senso, sarà parte del mio intervento. Vorrei dire a chiarimento del fatto che la crescita è una condizione di equilibrio, vorrei dire che chiunque si realizza e realizza una condizione di equilibrio nella crescita, lo fa l'uomo quando cresce, lo fa nella botanica la pianta che normalmente cresce, si rafforza e trova equilibrio. Trova equilibrio un uomo nel crescere come condizione naturale. La condizione naturale dell'uomo non è la staticità, è la crescita, è il movimento. Direi che mi ha interessato riflettere su questo e arrivare a concludere che con la crescita non solo anagrafica, ma con la crescita dimensionale, l'organismo uomo, l'organismo pianta diventa qualcosa di più durevole, di più sostenibile, diventa gruppo. E quindi ho trovato delle associazioni che puntualmente ho sempre verificato all'interno della mia esperienza lavorativa, che mi consentono di dire che con la crescita del gruppo, con la crescita della numerosità delle persone che compongono una squadra, che poi è un'azienda, si consolida, si radica la forza dell'azienda stessa. La persona viene quindi superata come fatto soggettivo, il fatto soggettivo diventa l'azienda, il gruppo. Senza crescita l'impresa è monopersonale, one man band, un'impresa, una persona, un'impresa, un imprenditore. Senza dimensione l'imprenditore rimane vittima del suo
della sua leadership, del suo successo, della sua capacità di essere artefice. Senza crescita non avrà bisogno di rafforzare la sua pianta, la sua azienda, non diventerà gruppo. Con la fine dell'imprenditore, dell'individuo, finirà l'azienda. In questo senso ho pensato al bosco rispetto alla pianta, ho pensato al fatto che la pianta nasce e muore e il gruppo di piante invece diventa entità che supera la natura stessa della singola pianta. Nella vita delle aziende la crescita è un fattore di equilibrio, dicevo. Nella mia esperienza e in quella di molte osservazioni che si possono fare verso l'esterno, questa affermazione è l'affermazione che la stasi genera squilibrio, che è apparentemente un'affermazione incongruente, in realtà io l'ho sperimentata continuamente. La crescita è qualcosa che richiede il movimento. Il movimento è sovente una condizione di equilibrio. Ho pensato alla tecnica dell'aereo, che chiaramente è in grado di superare ostacoli che si crea da solo. L'aereo, senza una forza contraria creata dal suo stesso movimento, non riesce a progredire. E allora questa forza io credo di ritrovarla e di vederla ogni volta nelle decisioni che mi spingono e che spingono le aziende che io ho guidato e l'azienda che guido oggi a cercare la crescita. Cercare la crescita per creare i presupposti di un equilibrio costante. Provate a stare in bicicletta senza muovervi, cadete per terra. La dinamica è una condizione essenziale dell'equilibrio. La stasi genera implosione, genera asciugamento, genera fine e inaridimento. La stasi genera squilibrio. Due affermazioni, una in questa slide: crescere per continuare a vivere e crescere per non inaridire. Crescere per continuare a vivere perché la crescita consente all'azienda, lo abbiamo sentito in molti esempi, consente all'azienda di rafforzare la propria squadra, di attirare nuovi talenti, di migliorare il gruppo dirigente, di superare difficoltà del momento, di investire sulle proprie persone, sulle proprie competenze, di migliorare costantemente. La crescita è quella condizione che consente all'azienda di attirare gruppi motivati di talenti senza i quali la crescita stessa non sussiste. È un binomio inevitabile. Una piccola citazione a questo punto, perché non vorrei essere troppo filosofo e staccato dalla realtà. Nella mia ultima esperienza di guida di un'azienda che si trovava in difficoltà, con 40 milioni di EBITDA negativo e 5.000 dipendenti e 1 miliardo di euro di fatturato, 7 anni dopo 1,7 miliardi di fatturato, 10.000 dipendenti e 203 milioni di EBITDA lo scorso anno, e un livello di indebitamento più pressoché analogo, quindi un investimento di 500 milioni di euro totalmente autofinanziato dalla messa in atto di meccanismi di crescita, solo la crescita mi ha consentito di riossigenare questa entità che è un'impresa. Solo la crescita mi ha consentito di sostituire parte del sangue che era ossidato, parte dei meccanismi che non funzionavano, parte delle mediocrità che ogni azienda si trascina, e mi ha consentito di attrarre talenti. In 7 anni io ho cambiato il 60% dei miei dirigenti e il 50% dei miei quadri. Ma come? In parte grazie alla loro sostituzione con il recruitment di persone più talentuose. E il costo della sostituzione, in un paese in cui fortunatamente i diritti del lavoratore sono tutelati ad ogni livello, è stato reso possibile grazie all'incremento di profittabilità che la crescita mi ha consentito di avere. D'altro lato, una gran parte di questo ricambio è avvenuto grazie a nuove assunzioni che hanno portato a crescere il numero dei dirigenti e il numero dei miei quadri. Senza la crescita, la sostituzione del sangue sarebbe solo avvenuta con il ricambio delle figure esistenti. Grazie alla crescita io ho potuto
integrare figure anziane con figure nuove. Crescere anche per resistere e per sopravvivere. Se è vero che la crescita ti dà tutti i vantaggi che ho elencato, gli altri se ne sono accorti e quindi crescono anche loro. E quindi 7 anni fa forse unthinkable è stato rendersi conto di una cosa che il relatore che mi ha preceduto ha detto molto chiaramente e che io ho vissuto con grande convinzione: dovevamo aumentare rapidamente la nostra dimensione perché gli altri stavano crescendo. Fenomeni come Intimissimi, Calzedonia, Zara, H&M stavano invadendo il mercato che era frammentato e non caratterizzato dalla presenza di leader con grandi quote di mercato. Noi a quella data avevamo il 4%, Zara e H&M insieme avevano l'1%, meno dell'1%. 7 anni dopo Zara e H&M hanno il 3,5% e io ho il 7,5%. Se non fossi cresciuto sarei morto. Però, come ha detto chi mi ha preceduto, io non ero ancora in grado di esprimere un modello di business totalmente vincente. Mi sarebbe piaciuto restare fermo, perché appena preso in mano l'azienda che ho preso in mano, quindi il gruppo Coin, ero consapevole che i due assi su cui giocavo, Coin e OVS, avevano il 70-80% delle loro caratteristiche del modello di business da cambiare. Non ve le elenco perché sarebbe noioso ed è inutile e il tempo non me lo consente. Ma ho dovuto decidere che in quel contesto essere prudenti e lavorare sulla sistemazione, sulla ottimizzazione di quello che non andava bene, in un momento in cui il mercato cambiava le sue regole drasticamente, e noi siamo chiamati, e voi siete chiamati a capirlo, a capire cosa succederà fra 5 anni, non solo oggi, ho ritenuto di dover cambiare il mio sistema muscolo, scheletro, eccetera, in corsa. Quindi ho fatto contemporaneamente il cambiamento, il change management, il change business model e la crescita, perché senza quella crescita oggi inizierei a salire sulla montagna più velocemente di prima, ma quando arrivo su gli altri mi buttano fuori. Avrei perso capacità contrattuale con i fornitori, avrei perso capacità di spending, eccetera. Quindi crescere per sopravvivere. Sarò velocissimo. Crescere sulle altrui competenze, includere e apprendere dalle aziende acquisite. Io ho acquisito 5 aziende in questi 7 anni, in qualche caso purtroppo devo dire le ho integrate più acquisite, perché la drammatica differenziazione che questi anni difficili hanno costretto a vivere tra aziende capaci di scegliere il modello di business corretto e aziende incapaci o impossibilitate ad avere un modello di business corretto ha espulso dal mercato aziende importanti che noi abbiamo acquisito, in qualche caso pagando un prezzo, in qualche caso addirittura inglobandole, subentrando ai loro contratti di affitto e assumendo i loro dipendenti, quindi addirittura a costo zero. Questo vi fa capire quanto un modello di business vincente possa svilupparsi anche per acquisizioni addirittura al di là del balance sheet, addirittura al di là delle risorse finanziarie. Queste acquisizioni però mi hanno consentito ancora di riossigenarmi. In quasi tutte queste acquisizioni io ho trovato modo di imparare, di apprendere, di includere, di inglobare delle competenze altrui che mi sono servite di nuovo per riossigenarmi. L'azienda va costantemente tenuta ad un livello di motivazione e di capacità di cogliere le innovazioni che è facilitata dalla crescita interna e dalla crescita esterna. Non ho mai fatto crescite totalmente fuori dal binario delle mie competenze, delle competenze del mio team. La crescita per me vuol dire crescere nelle competenze acquisite, crescere nella capacità di far leva sul migliore utilizzo di quello che sai fare, piuttosto che sul differenziare e improvvisarsi a fare dell'altro. Ed in questo senso mi hanno chiesto di dire 2 parole su questa nuova progettualità e in questo senso un unthinkable del futuro. Mi hanno detto che stamattina c'è stato un bel intervento
di sociologia dei consumi che ci ha detto cosa succederà fra 20 anni. Chi l'ha fatto ha la fortuna di non poter essere smentito oggi, perché ha parlato del futuro. Quindi io non posso essere smentito e mi auguro di avere il tempo di vedere cosa succederà. Però vi posso già dire che i risultati iniziali sono sorprendentemente positivi già siamo a break even dopo i primi 7 mesi di conto economico. Questo progetto nasce da una visione che io credo lucida e non da una stupidaggine relativa forse al bisogno di autogratificazione tipico di chi, avendo operato sempre in posizionamenti di prezzo medi, medio-alti con Coin, medio-bassi con Looping, che è stata acquisita per manifesta, diciamo, incapacità di sopravvivere 2 anni fa, o value for money o for many, come si diceva stamattina, come OVS, c'è una strategia dietro la decisione di continuare a essere retailer verticalmente integrato su OVS o retailer su Excelsior. E la strategia nasce da un unthinkable che è il seguente. Io ritengo che il sistema distributivo del lusso, qui abbiamo un esponente prestigioso di questo sistema, debba riconoscere che l'Italia è un mercato anomalo, è un mercato in cui non ci sono i department store del lusso, tranne forse una parte di uno, non c'è una pluralità di negozi multimarca di grande qualità, capaci di assicurare a chi fa un lavoro impressionante di ricerca, sviluppo e presentazione di collezioni un'adeguata rappresentazione, ed è un paese con una frammentazione geografica fatta di città troppo piccole per poter ospitare a condizioni economiche vantaggiose un monomarca. Quindi la retailization che l'azienda del lusso cercano di perseguire spesso è frenata in Italia da una difficoltà di trovare gli spazi adeguati e troppe città troppo piccole per poter aprire negozi propri. Excelsior nasce con questa vocazione. Vuole diventare il luogo, non solo a Milano. A Milano è nato perché se in Italia qualcosa nel mondo della moda non nasce a Milano, è come se non fosse nato. Ma Excelsior non è nato pensando a Milano. Excelsior è nato pensando a Verona, dove per qualsiasi azienda del lusso è molto più difficile trovare ragione ad aprire uno spazio. Excelsior è nato pensando a Napoli, è nato pensando a Bologna, è nato pensando ad altre 10 città che non sono Milano, dove 100 marche del lusso, 100 brand del lusso faranno fatica o hanno fatto fatica a far quadrare il conto economico e alle quali offrire un luogo magico disegnato da un grande architetto che sarà diverso di volta in volta, caratterizzato da un misto di prodotto, contaminazione, accessorio, capace di dare al cliente che cerca il lusso il suo mondo. In questo non credo di essere uscito dal mio seminato, io so gestire retail, io sono un retailer e in questo stato intendo aver vissuto e ritenuto di interpretare un trend del nostro mercato che si è tradotto nella possibilità di far partire questa operazione. Questa operazione si può tradurre come la combinazione tra vendere un branzino di cattura e una scarpa di Manolo Blahnik. Credo che sia un modo abbastanza smart di fare gli acquisti, purché il branzino costi quello che deve costare un branzino di cattura e non di allevamento e quindi di mare, e una Manolo Blahnik costi quello che deve costare una Manolo Blahnik. Credo ci sia un piccolo video su Excelsior, chiedo alla regia se lo può mettere in onda, altrimenti io sono rimasto nel mio tempo, il video è brevissimo.
Bene, grazie anche a questa testimonianza importante che di fatto ha ribadito molte delle cose che ci siamo detti. Vedo un filo di coerenza che poi domani cercheremo di recuperare. La crescita, lo sviluppo, come diceva anche Pietro Guindani, è l'unico modo per consentire di fatto anche alle persone, come ci diceva l'ultimo speaker, di progredire, di crescere. La crescita è un modo anche per ossigenare ulteriori modalità di sviluppo, partire dal proprio know-how, quindi con un rischio controllato per poter proseguire.